Siamo con Umberto Angioni, allenatore dell'Arborea. In 9 uomini stavate per compiere un mezzo miracolo sportivo, resistere quasi tutta la partita, poi è arrivato questo gol che vi ha punito forse anche oltre misura. Sì, certo, giocare in 9 non è facile, per di più per tutto il secondo tempo, visto che le due espulsioni sono state combinate nell'arco dei primi 45 minuti. Certo, non è facile, devo dire bravi a tutti i ragazzi che comunque hanno lottato in un campo non facile. Certo, in 9 secondo me non abbiamo rischiato quasi niente, nonostante il possesso palla del Macomer. Abbiamo rischiato proprio pochissimo, cioè. Forse su qualche palla inattiva, e su una di queste a 10 minuti dalla fine è venuto il gol partita, secondo me in fuorigioco. Tra l'altro, insomma, Macomer e Arborea non è una partita fortunata per gli arbitri. L'andata ci furono tante ricombinazioni, anche al ritorno, insomma, diciamo che va tutto storto a voi sicuramente questo periodo. Io dell'arbitro non ho nulla da dire, nel senso che si sbaglia come sbagliano i giocatori in campo. Ha sbagliato nell'occasione del loro 2-1, secondo me ha sbagliato in un'occasione a nostro favore fuori gioco che ha fischiato, secondo me inesistente, però non voglio dire niente e non voglio neanche recriminare sulle 3 espulsioni, perché lì dobbiamo fare noi un mea culpa. In un momento già difficile siamo andati a peggiorare un po' la situazione. Recuperavamo oggi un giocatore importante per noi, per la difesa, Ferniani, ne abbiamo perso 3 in un botto, e domenica abbiamo la prima di ritorno in casa con l'Orani, non sarà facile in queste condizioni. Ecco, ma cosa è cambiato rispetto all'anno scorso? L'Arborea l'anno scorso è stata la rivelazione del campionato, grande gioco, sicuramente non hai avuto l'organico a disposizione per continuare quel discorso, no? Sì, diciamo che non è cambiato, forse a livello inconscio, dopo un campionato condotto ottimamente, raggiungendo un quarto posto, a livello inconscio forse pensavamo un po' di appagamento. No, ma no, non tanto appagamento, forse pensavamo che fosse tutto semplice, e questo dico, ho detto inconscio, a livello inconscio. Ora ci troviamo invischiati nei bassi fondi della classifica, sappiamo che non sarà facile uscirne fuori. Era oggi un'occasione, ci eravamo compattati in settimana dopo la sconfitta pesante di Santo Lussurgio, ci eravamo compattati per venire qui e fare un risultato positivo. Al di là del risultato, che comunque è negativo, io sono contento della prestazione dei ragazzi. Con la sensazione che sia un campionato dove poi alla lunga stanno emergendo le squadre che dal punto di vista della determinazione e dell'agonismo hanno qualcosa in più, no? Lo stesso Posada, il Tonale, sono squadre che magari sono ben organizzate, però poi hanno sempre questa capacità di fare il risultato, di lottare fino all'ultimo, no? Sì, secondo me queste cose, cioè, oltre all'aspetto tecnico e tattico, è fondamentale avere un ottimo spirito di gruppo. Queste squadre qui che hai nominato, adesso faccio il caso del Tonara, che non è una squadra, non me ne vorranno certo. I tonaresi e comunque i dirigenti, non è una squadra trascendentale, ha qualche buona individualità, sì è vero, però fondamentalmente penso che la loro forza maggiore sia il gruppo, e penso che non solo a questi livelli, a tutti i livelli, se si vuol far bene il gruppo deve essere al primo posto. E non è un caso che siano quasi tutti, che siano tutti ragazzi di Tonara, certo, questo certo, fa la differenza. Certo. Ecco, una valutazione sul campionato, secondo te, rispetto all'anno scorso, ecco, al di là di questo aspetto, ci sono magari meno squadre che giocano a calcio, c'è qualche giocatore che ti ha colpito in questo girone d'andata? Ma a me è piaciuto, molto il Siniscola. L'abbiamo incontrata in casa, abbiamo vinto una partita dove potevamo anche perdere, detto in tutta onestà, però mi è piaciuto lo spirito di questa squadra, mi è piaciuto come giocano a calcio, hanno delle buone individualità. Adesso, sicuramente Marra, Sponsoro Marra è uno tra questi. Sì, ma non solo, adesso non ricordo, certo. Non ricordo i nomi, comunque. E qualche altra squadra invece, qualche altro nome magari che ti viene in mente dei giocatori che hai trovato in questi giorni d'andata? Delle Oristanesi si è parlato, dell'Attaros per esempio si è detto che ha dei giocatori. L'Attaros è sicuramente un organico importante, ha dei giocatori che comunque hanno calcato anche categorie superiori, a partire da Maurizio Nulkis, che è il mister, che può giocare benissimo in questo campionato tranquillamente. Ma non solo, a Taros ha altri giocatori, i vari Caria, Germano Mereo, ha dei giocatori, certo. Importanti, ma non solo la Taros, basta vedere il Monterra che era 3 punti sotto di noi, oltre all'acquisto di Argiolas, hanno giocatori del calibro di Pietro Manca, che sono giocatori che ti risolvono la partita in qualsiasi momento, Ruggiu,
niente, via discorrendo. Sono giocatori buoni, comunque ho visto giocatori buoni in tutte le squadre. E poi ogni partita, le squadre le vedi una volta, due volte, ogni partita fa storia a sé. Ma Comer per me è un ottimo organico, ha giocatori importanti, Casalunga, Marra, Simone Serra, che oggi non è stato, vedi, non è stato tra i migliori, però potenzialmente un giocatore certo, che può giocare in categorie superiori. Benissimo, noi ringraziamo Bertangioni, ovviamente speriamo che il 2011 prosegua con un altro passo per il tuo Arborea, speriamo ovviamente che si riveda la squadra brillante dell'anno scorso, se non altro che recuperiate quelle posizioni in classifica che vi si addicono. Spero innanzitutto di recuperare al più presto i giocatori infortunati, ci manca come il pane Francesco Mattiello, un giocatore di centrocampo, certo. Ci manca Paolo Zeni, ci manca Dessì. Ci mancheranno questi tre di oggi che sono stati espulsi, certo. Ci manca troppa gente, insomma, speriamo di recuperarli e di rimetterci a far punti. Grazie mille. Grazie a voi.